Con 16 milioni di contagi ed oltre 160.000 decessi, l'Italia, insieme alla Spagna, è stato tra i paesi all'interno dell'Unione Europea maggiormente colpiti dalla pandemia, soprattutto nella prima fase. La grande adesione alla campagna vaccinale, con l'Italia al terzo posto tra i paesi per maggiore copertura vaccinale, ha poi ridimensionato la situazione e ha portato ad una forte riduzione sia della diffusione del contagio che soprattutto della mortalità. La pandemia ha esercitato un impatto molto forte anche sul nostro mercato del lavoro. Abbiamo registrato nel 2020 oltre 700.000 occupati in meno rispetto all'anno precedente. Si sono inoltre aggravate molte delle diseguaglianze che già esistevano prima della pandemia. Tra queste, ad esempio, l'occupazione femminile. L'Italia, a differenza di altri paesi europei, si è caratterizzata infatti per una riduzione dell'occupazione femminile molto importante. La crisi sanitaria ha avuto un effetto differenziato anche sulle imprese. A pagare, diciamo, il costo maggiore in questo caso sono state le imprese di dimensioni minori e quelle nei servizi, in particolare quelle colpite maggiormente dalle misure di contenimento sanitario. La pandemia però dal punto di vista delle imprese ha stimolato gli investimenti digitali e gli investimenti in capitale umano e hanno portato molte imprese a recuperare ritardi strutturali e ad avviare nuovi modelli organizzativi. La pandemia da Covid-19 ha avuto un forte impatto su tutti gli aspetti della dinamica demografica. Oltre all'elevato eccesso di mortalità registrato nel 2020, abbiamo avuto anche un quasi dimezzamento dei matrimoni e oltre a una forte riduzione dei movimenti migratori, a cui poi nel 2021 si è unito anche una forte recessione nel numero dei nati. Inoltre, l'emergenza sanitaria ha modificato le abitudini di vita della popolazione con un forte impatto sulla loro quotidianità. Ci sono stati cambiamenti che hanno riguardato l'organizzazione della giornata, gli stili di vita, il modo in cui le persone hanno potuto coltivare le relazioni amicali e le relazioni parentali, e il tempo libero, il lavoro. E già alla fine del 2021 si sono intravisti dei ritorni alla normalità pre-Covid, anche se non tutto è tornato come la situazione precedente. Bisognerà vedere nei prossimi mesi cosa avverrà e sicuramente alcuni cambiamenti intervenuti si consolideranno, altri invece ci faranno riportare alla situazione precedente.